Importante mozione votata in chiusura di Consiglio Comunale, finalmente una mozione che contro le discriminazioni, in questo caso si parla ovviamente a favore della comunità LGBT, perché è importante il voto di oggi, grazie alla Cordone, la relatrice e la fautrice di questa mozione, e soprattutto è importante che almeno tre dell'opposizione sono rimaste a votare. Allora sì, io credo che il Comune di Teramo era ora che entrasse all'interno della rete Redi, appunto è la rete antidiscriminazione per la parità di genere, per le persone LGBT e nel rispetto anche della Costituzione, che ci ricorda che siamo tutti uguali per razza, per religione, per sesso. Tutto quello che avviene e che si sta vedendo ultimamente con la violenza che subiscono comunque le situazioni diverse, dal disabile a comunque a all'omofobia, insomma tutte queste violenze e le vulnerabilità che vengono fuori, ci fa capire, ci deve far riflettere che le amministrazioni non sono pronte. Pertanto si è chiesto a questa amministrazione di entrare a far parte di questa rete, grazie alle associazioni che hanno sollecitato questa amministrazione e la mia persona, e ovviamente si faranno anche dei protocolli per capire anche come integrare e come crescere tutti quanti insieme per far sì che sia una comunità. La cosa triste è che i rappresentanti governativi erano assenti, ma sono sempre assenti su tematiche così importanti e anche sulla tematica sessuale, ma perché proprio non c'è la cultura, non c'è il concetto di accettazione della diversità.